A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buon pomeriggio a tutti e grazie da tutto il team per essere con noi oggi. Siete molto numerosi e appunto stiamo vivendo tutti un momento molto delicato, molto particolare, quindi vogliamo comunque darvi grande supporto rispetto a queste ultime fasi del percorso ASOC, che comunque è già un percorso online e che quindi appunto possiamo al meglio sfruttare tutte le potenzialità della nostra piattaforma e di tutti gli strumenti che possiamo utilizzare per portare avanti il nostro monitoraggio civico. Io vi saluto da qui, Ilaria, con noi anche gli altri del team ASOC. Ciao, Ciao. ciao da Criscia, ciao. Ciao, ciao a tutti. Quindi, insomma, grazie ancora. E come avete visto, vi abbiamo mandato un video messaggio, tutti collegati, dandovi ulteriori spunti per procedere e quindi finalizzare il report 3, che è comunque il prossimo step. E andremo a vedere proprio oggi, nel dettaglio, facendo anche un po' una navigazione guidata e online, ma diciamo che sarà soprattutto una sessione in cui vogliamo ascoltarvi, darvi appunto tutte le risposte rispetto a dubbi, chiarimenti, diciamo approfondimenti su una serie di questioni, e avremo anche, diciamo, la testimonianza di alcuni protagonisti del progetto. Volevamo dare voce a delle esperienze che in questo momento comunque si stanno portando avanti, anche per darvi degli stimoli ulteriori rispetto a questa fase molto delicata e quindi come affrontare questa situazione di contesto che comunque non finirà brevissimo, purtroppo. Quindi io partirei e ci rivediamo in webcam verso la fine del nostro webinar. Intanto le slide abbiamo condiviso il nostro schermo, quindi seguitele e poi vi daremo delle indicazioni rispetto a questo round di domande e risposte, così riusciamo a leggere tutte le domande a voce alta, a rispondervi in maniera puntuale, così non, diciamo, non lasciamo nulla in sospeso. Grazie e buon ascolto. Bene, allora, dicevamo, questo è proprio un webinar di supporto, una sessione di supporto pensata appositamente per voi. Andremo poi a vedere un po' tutti, diciamo, tutti gli argomenti che tratteremo. Sicuramente andiamo a vedere in prima battuta il nostro calendario. Le varie scadenze che, come sapete, sono state rimodulate. Andremo a spulciare in maniera più approfondita il vademecum che abbiamo pubblicato qualche giorno fa e che vi dà una panoramica sugli strumenti che potete utilizzare. Ovviamente ce ne sono anche molti di più rispetto a quelli da noi elencati, ma vi abbiamo dato proprio degli esempi concreti anche rispetto a come sono stati utilizzati dai team che hanno partecipato nelle precedenti edizioni di ASOC. Avremo con noi la dottoressa Alessandra Tuzza di EDIC Calabria Europa, che ci racconta proprio come diciamo, stanno andando avanti con il supporto dei vari team delle scuole in Calabria. E in più avremo anche l'intervento di un docente storico che da diverse edizioni partecipa ad ASOC, che partecipa anche a questa edizione, che è il professor Luca Basteris del Liceo Scientifico Oceanopelico di Cuneo. Nello specifico, questa, diciamo, chiamiamola Chat Day, verrà così organizzata, ma ne avete visto già un assaggio rispetto alla sessione che abbiamo, diciamo, fatto per l'organizzazione dell'evento della settimana dell'amministrazione aperta. Quindi, come funzionerà? Avrete 10 minuti per scrivere nel box domande, tutte le domande, i dubbi, eccetera, che avete e che volete porci, e noi ci prenderemo un po' di tempo proprio per darvi tutte le risposte, sia a voce, ovviamente
siamo tutti coordinati, quindi ci saranno sia risposte scritte che a voce, ma comunque ci confronteremo il più possibile a voce, questo sicuramente. Questo webinar è registrato, quindi ovviamente diciamo, verrà reso disponibile già da domani, sia per quanto riguarda la registrazione, ma anche le slide saranno online nella diciamo, sezione formazione docenti, ma anche nella lezione 4, anche perché prossimo lunedì ci sarà proprio il webinar di lezione 4 e qui, come vediamo dalla slide, abbiamo diciamo, una panoramica di quello che abbiamo già fatto, ma di quello che si va a, diciamo, a riconfigurare in questa situazione. Quindi, come vi dicevamo, proprio per diciamo, riuscire a permettere a tutti di portare a termine, perché come sapete ci sono anche già molte scuole che hanno, diciamo, che stanno vivendo questa situazione purtroppo da un po' prima rispetto a tutte le altre regioni. Quindi ovviamente abbiamo pensato per il momento, poi ovviamente la situazione è da valutare periodicamente, di accorpare le ultime due consegne, le ultime due pubblicazioni dei report 3 e report 4. Report 3 che vi ricordiamo che è proprio quello relativo alla visita di monitoraggio civico, che comprende quindi anche la compilazione del report di monitor, oltre alla realizzazione di un video della visita di monitoraggio, e la lezione 4 che è appunto la chiusura del percorso didattico in cui i team si dovranno cimentare proprio in un elaborato creativo finale che, come vedremo a breve, ha diverse forme. Quindi potete utilizzare davvero tantissimi strumenti per poter raccontare i risultati raggiunti durante questo percorso didattico. E andiamo a vedere quindi diciamo, il nostro calendario, come sapete e come diciamo, abbiamo detto più volte, sul nostro sito, sulla piattaforma, avete a disposizione una sezione dedicata proprio a tutte le scadenze, agli appuntamenti didattici, alle consegne del percorso ASOC, c'è cioè una sezione dedicata dove appunto vengono segnalate tutte queste informazioni mese per mese. Ovviamente qui vedete questo aggiornamento che è appunto l'accorpamento delle due lezioni, quindi delle due consegne degli ultimi due report entro il 20 aprile 2020. Quindi questa è una raccomandazione che facciamo a tutti e l'abbiamo fatto anche in precedenza, di diciamo, riuscire a consultare questa pagina periodicamente proprio perché è proprio la vostra guida che vi tiene aggiornati, oltre ovviamente a consultare i nostri canali di comunicazione. Qui, come vedete, nel mese di marzo, che comprende anche un pezzo di aprile, sono state confermate per il momento la data del 23. Per il webinar di lezione 4 è la data del 30 marzo per il webinar di lezione 4 per quanto riguarda il percorso formativo a cura di Istat. Sul 30 vi daremo ulteriori indicazioni, ma al 90% con i referenti che ci supportano in questa nuova avventura didattica, diciamo così, ci stiamo coordinando proprio per darvi tutte le indicazioni del caso e appunto svolgere senza problemi questo webinar di approfondimento statistico. E, come vedete, qui avete appunto un aggiornamento della data di consegna per quanto riguarda il report 3 e il report 4 e via dicendo. Quindi, comunque, il consiglio è sicuramente quello di consultare periodicamente questa sezione. Ovviamente noi ve ne daremo diciamo, comunicazione attraverso i nostri canali, attraverso la newsletter che stiamo utilizzando appunto per diciamo, ricordarvi tutti gli appuntamenti del percorso, proprio perché è super utile per diciamo, il vostro ruolo di docenti di supporto e docenti referenti in questo momento. Andiamo avanti, come dicevamo qualche giorno fa, abbiamo preparato per voi questo vademecum, questa guida ricca di spunti, soprattutto diciamo, in merito a una serie di strumenti reperibili online e assolutamente gratuiti che potete utilizzare proprio per la realizzazione del video della visita di monitoraggio civico e dell'elaborato creativo finale, che sono output da pubblicare entro e non oltre la deadline del prossimo 20 aprile. Ma andiamo a vedere direttamente. Anzi, facciamo un giro anche nei vari prodotti che abbiamo linkato proprio per farvi dare un'occhiata ai vari lavori che i team delle edizioni precedenti hanno prodotto attraverso questi tool che
che diciamo hanno diverse caratteristiche, nel senso che abbiamo scelto una serie di opzioni per cui c'è la possibilità di creare dei prodotti davvero differenti tra loro. Per esempio abbiamo Powtoon, che è comunque una, diciamo, una piattaforma che vi permette di creare delle animazioni molto divertenti, colorate, diciamo che si avvicinano molto ai cartoni animati, però diciamo ha qualcosa in più, anche perché se andiamo a vedere per esempio il video dei Confiscati, che è un team che ha partecipato nell'edizione 2017-2018, andiamo a vedere come per esempio si possono creare delle animazioni di un certo tipo, sia per quanto riguarda delle mascotte da inserire, oppure appunto in questo caso, come vedete, cioè, si possono addirittura scrivere, diciamo, raccontare delle fasi del percorso, avendo diversi, diciamo, uno storyboard da costruire man mano, aggiungendo anche delle foto e una serie di cose. Andando avanti. Scusatemi che riprendo il nostro vademecum perché sono andata un attimo indietro. Ci sono anche altri, come dicevo, molti altri strumenti che potete utilizzare, per esempio Animaker, che è uno strumento proprio per creare cartoni animati. Quindi qui avete anche appunto un esempio di come questo team del Liceo Classico Francesco La Cava di Bovalino ha realizzato il suo elaborato creativo finale. Quindi per esempio ha utilizzato delle immagini con dei fumetti. Proprio all'interno diciamo, della sequenza in cui si raccontava attraverso un supereroe diciamo, tutto il percorso e tutti i risultati raggiunti durante la ricerca di monitoraggio civico. Abbiamo segnalato anche appunto questo altro tool che è Prezi, che è un po' diverso. Diciamo che Prezi viene utilizzato principalmente per la creazione di presentazioni animate, molto più di impatto rispetto al semplice PowerPoint, che, come sappiamo, diciamo, è molto utile anche per fare tantissime, diciamo, tantissime cose, ovviamente. Però diciamo che Prezi ha comunque diciamo, delle funzionalità molto utili proprio per rendere una presentazione molto più, diciamo, dinamica rispetto a, diciamo, la staticità che può avere PowerPoint. Quindi qui avete una serie di caratteristiche e in più, tra l'altro, ci sono degli esempi, come abbiamo fatto per gli altri strumenti, di team che hanno utilizzato questo strumento proprio per realizzare i loro elaborati creativi finali, scusatemi. GoAnimate, che diciamo anche qui abbiamo scelto proprio queste tipologie sapendo che, visto che non è fattibile andare in loco, fare la visita di monitoraggio civico, quindi raccogliere delle riprese, cioè fare delle riprese diciamo sul posto, questi escamotage, questo tipo di narrazione vi permette di, diciamo, reinventare il vostro prodotto video. Perciò abbiamo, diciamo, preferito privilegiare degli strumenti che sono sicuramente degli strumenti, che vi permettono di fare più che altro animazione. Questo sì. Anche qui. Questo è un programma un po' più complesso rispetto al primo, che appunto riguarda sempre la creazione di cartoni animati, e come al solito vi abbiamo segnalato un esempio in basso. Canva, ovviamente, è uno strumento che utilizzate, avete già utilizzato per la lezione 2, per la creazione delle vostre infografiche statiche, quindi diciamo che avete già un po' esplorato questo tipo di strumento che vi dà una panoramica di prodotti da poter realizzare che vanno dalla cartolina social al video con delle animazioni. E come sapete, diciamo che Canva ha anche una libreria di contenuti, per cui adesso, diciamo, visto l'utilizzo massivo delle GIF, ha tantissimi adesivi animati, potete davvero sfruttare moltissime icone per la vostra presentazione, oltre a inserire ovviamente video girati in precedenza, prima che appunto fossero sospese le attività e le uscite didattiche, per esempio, delle immagini riprese durante varie interviste che avete rivolto, che gli studenti hanno rivolto ai cittadini, per esempio. Quindi potete, insomma, immaginare la vostra narrazione come
dice anche in una pillola il nostro Vincenzo Ardito, prima immaginarla e costruirla dall'inizio alla fine e poi buttarla giù attraverso i nostri strumenti online che davvero ci offrono tantissime potenzialità. Kijoa è diciamo, un programma che ci permette di fare tantissime cose, ovviamente lo abbiamo scelto proprio perché è molto carino, soprattutto quando si vuol fare un video che è più che altro un collage di immagini. Quindi vi dà l'opportunità di realizzare degli slideshow di immagini o dei mini video che potete intervallare con delle transizioni, con delle, diciamo, dei titoli in sovraimpressione, per esempio, potete fare una serie di cose. Tra l'altro vi fa esportare il video, diciamo nella versione gratuita, al massimo, dei video che hanno una durata massima di 2 minuti, che è poi, diciamo, che 3 minuti è poi, diciamo, il tempo che noi diamo per la durata massima del vostro video, sia per la vista di monitoraggio che per l'elaborato creativo finale. Per quanto riguarda invece Moovly, è diciamo, uno strumento che vi permette davvero di fare tantissime cose. Se ricordate, appunto, ce ne aveva parlato la nostra Daria Squillante dell'Istat nella lezione 2, relativa alle forme e agli strumenti di visualizzazione dati, e in base a questo vi aveva dato anche degli esercizi, quindi dovreste essere già un po' tarati rispetto all'utilizzo di questa piattaforma. Ovviamente va un po' esplorata, è un po' più, diciamo, ha tantissime funzionalità, quindi insomma bisogna un po' entrare nella sua logica per riuscire a costruire delle sequenze di un certo tipo, però appunto potete riguardare il video, la registrazione di quel webinar, così che appunto ritornate un po' a capire le varie funzionalità che questo strumento può offrirvi. InShot, diciamo che appunto è utile, un'app per l'editing di video e foto che mi permette quindi di editare anche da smartphone. E lo hanno usato anche diversi team. Poi, insomma, questa è un po' una panoramica veloce di quello che abbiamo un po' raccolto anche rispetto a quello che era stato già fatto dai team in precedenza, cioè darvi degli esempi concreti proprio perché ci sta che quando si parla di caratteristiche tecniche di uno strumento non si entra mai troppo nel concreto. Quindi abbiamo voluto darvi sicuramente degli esempi concreti rispetto a come potete muovervi in questa situazione che effettivamente diciamo, non ci permette di svolgere questo terzo step, soprattutto la vista di monitoraggio, nel senso più completo, diciamo. Quindi, in questo senso, e come abbiamo anche consigliato, diciamo, nella nostra prima comunicazione dopo il decreto del 4 marzo, tutto quello che voi avete, cioè gli studenti sotto la vostra guida hanno raccolto in precedenza e non potendo ovviamente fare questa visita di monitoraggio civico, vi proponiamo di fare un'indagine o comunque un video che abbia diciamo, del materiale anche raccolto attraverso una rassegna stampa, attraverso il web che ci offre tantissime, una grandissima fonte di notizie rispetto al progetto che state monitorando. Quindi fare di più una raccolta, diciamo, tra virgolette, desk, diciamo, delle notizie relative a quel tipo di intervento, oltre a, come abbiamo già consigliato, di realizzare delle interviste a distanza, attraverso Skype, attraverso anche telefoniche, e riuscire a inserirle proprio in questo racconto. Qui, secondo noi, diciamo, è fondamentale, cioè il fatto che i ragazzi abbiano costituito un team, e che ognuno abbia un compito, abbia, diciamo, un pezzettino di strada da curare, insomma, da portare, da curare in questo senso, quindi da un pezzo da portare avanti, da portare a termine. Ovviamente, in questo momento, ognuno più ha dei compiti chiari, più ovviamente riesce a chiudere il proprio pezzettino e quindi raggiungere quell'obiettivo per creare effettivamente poi e raccogliere tutti gli elementi necessari per la pubblicazione del vostro report. Quindi la sinergia e il coordinamento è sicuramente in questo momento fondamentale proprio per riuscire a elaborare i vostri prodotti.
Direi che adesso volevo dare un'occhiata rispetto a questo piccolo diciamo, viaggio tra i nostri strumenti alle domande, se c'è qualche domanda, ma io comunque vi consiglio di aspettare il round proprio perché così riusciamo a concentrarci ad avere fondamentalmente diciamo, uno spazio dedicato proprio a tutti i nostri dubbi, alle cose che possiamo appunto diciamo portare avanti e quindi a cui possiamo rispondere con puntualità proprio per darvi tutto il supporto necessario. Io a questo punto direi di andare avanti e diciamo accogliere e dare la parola alla nostra prima ospite che è la dottoressa Alessandra Tuzza di EDIC Calabria Europa che ci racconta un po' come diciamo, si riconfigura effettivamente il supporto delle reti territoriali, quindi diciamo, una testimonianza dal mondo degli EDIC in questo senso e come si riconfigura il loro ruolo, il loro supporto in questa fase molto delicata. Adesso le diamo la parola. Scusatemi un attimo. Ho fatto io Ila perché era registrata con Eurocom, se no non la trovavi. Alessandra, dovresti avere il microfono acceso. Sì, mi sentite? Sì. Benissimo, benvenuta. Perfetto, ciao a tutti, buonasera. Grazie per averci dato l'opportunità di intervenire in questa serata, diciamo, non semplice per tutti noi italiani, ma soprattutto per i giovani delle scuole che si sono dovuti reinventare con fantasia il modo di rimanere a casa. Non è semplice per chi è abituato a vivere quotidianamente insieme con gli altri. E non è semplice per noi EDIC che facciamo della comunicazione e dei rapporti con gli altri l'attività principale che svolgiamo quotidianamente. Oggi io in poche parole vorrei dire come riuscire ad andare avanti, innanzitutto con forza, perché non è detto che tutto si debba fermare, quindi anche ai professori, agli insegnanti che chiaramente sono sobbissati da domande perché devono reinventare la loro didattica e soprattutto dare coraggio anche alle loro classi, un messaggio di speranza e soprattutto di orgoglio perché ASOC è già uno strumento di didattica digitale che può consentire a tutti di continuare a lavorare anche in remoto. E questa è una bella vittoria che inconsapevolmente già da anni si porta avanti grazie a questa piattaforma e all'utilizzo degli open data. Qui in Calabria devo dire che ci sono dei team molto attivi. E sono contenta come Europe Direct di poter dire che noi continuiamo a supportare direttamente alcuni di loro anche sul loro stesso invito. Ad esempio c'è il team di Crotone, Terra di Mezzo, che fa interviste, usa Spotify, ha una radio web e ci tiene continuamente informati di quelli che sono i percorsi di monitoraggio che portano avanti anche in remoto i ragazzi. Tra l'altro proprio di poco fa un bel video che loro hanno impostato sulla crisi del coronavirus vista dai ragazzi che restano comunque a casa nonostante tutto e lavorano. Abbiamo anche un contatto continuo con i docenti grazie a WhatsApp che utilizziamo quotidianamente. Molti di loro sono intenzionati a supportare ad andare avanti e sono contenta di questo. Altri sono un po' scoraggiati, quindi oggi è l'invito di non arrendersi. Ho visto un po' il materiale che come team ASOC avete condiviso in quella che è la guida didattica per il supporto ai report 3 e 4. E con piacere ho rivisto anche dei lavori effettuati dai ragazzi della nostra zona, della Locride. Ho visto il team di Bovalino, il team di Almazzini di Locri, che già da anni avevano utilizzato i supporti per i cartoni animati, per i video digitali, per creare i loro elaborati finali. E secondo me tutto ciò si può, quanto ancora più oggi, utilizzarlo per produrre un buon elaborato finale nonostante tutto.
Tra l'altro noi qui avevamo già realizzato con un po' tutti i team che seguiamo gli incontri nella prima fase dell'anno rispetto a quella che era, diciamo, la terza fase, in particolare, diciamo, monitoraggio e analisi dei dati. Quindi direi, ragazzi, usiamo e usate anche i team quelle che sono i risultati delle conferenze che si sono svolte sui territori, perché sono state diverse, molto interessanti, a Rosarno, a Polistena, così come a Crotone, come a Locri. Abbiamo avuto già degli incontri, un po' di materiale c'è. Sentiamo ancora anche via telefono chi ci può dare una mano per approfondire il monitoraggio. Noi come Europe siamo disponibili anche per dare numeri di telefono, per creare dei ponti di comunicazione anche con le istituzioni, e soprattutto teniamo duro, perché non siamo ancora con i numeri del nord Italia, ma sappiamo quanto qui in Calabria è preoccupante la nostra situazione, perché in questo momento davvero abbiamo carenza di qualsiasi supporto sanitario che possa aiutarci ad andare avanti, insomma, in modo tranquillo. Quindi ancora più degli altri territori invitiamo tutti a lavorare in remoto, a lavorare da casa, a rimanere uniti anche se distanti. Grazie mille Alessandra, è preziosissimo sicuramente il tuo contributo. L'obiettivo è quello di essere da stimolo a tutti i professori che a loro volta poi appunto trasferiranno questo tipo di appunto stimolo, diciamo speranza ai team, agli studenti, proprio perché diciamo, è un progetto che si può portare a termine e ti ringraziamo tantissimo davvero per le tue parole e per aver dato ulteriori consigli e una testimonianza appunto dal territorio che in questo momento rappresenti, che sappiamo che ha anche tantissime criticità. Ovviamente, oltre ad Alessandra, che diciamo, rappresenta un po' la voce del mondo degli EDIC in questo momento, e volevamo dare anche voce a diciamo, il mondo dei docenti. E proprio per questo abbiamo invitato anche il professor Luca Basteris, che appunto diciamo, rappresenta anche un territorio del nord che quindi colpito prima ancora rispetto agli altri, per dare proprio dei consigli di come stanno andando avanti con il suo team e come hanno, diciamo, deciso di procedere e che strategie stanno attuando proprio per portare a termine questi ultimi due step, diciamo, nonostante il contesto che stiamo vivendo. Quindi io adesso darei la parola al professore Basteris. Buongiorno, professore Basteris. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, benissimo. Allora, vi saluto, mi fa piacere essere qua con voi. Allora, io vi parlo da Cuneo, quindi le scuole sono sospese da quasi il 20 di febbraio, noi siamo a casa in Piemonte, e rispetto delle altre, di altre regioni dove siete da un po' di meno tempo, a casa. Vi dico quindi da quasi un mese a casa, vi posso dire che il fatto di continuare la scuola, adesso due paroline solo introduttive per dirvi l'importanza del momento scuola per i nostri ragazzi e quindi anche poi dove si va a inserire il contesto dove si va a inserire ASOC. La scuola rappresenta in questo momento per i nostri ragazzi, io parlo per le superiori, quindi per gli adolescenti chiusi a casa. Rappresenta veramente il momento, tra virgolette, che può cercare di continuare un po' di normalità in un momento che non è normale. Quindi, in un momento particolare che stiamo vivendo, la nostra nazione, ma adesso stiamo vedendo praticamente gran parte del pianeta, in questo momento cerchiamo di dare normalità alla vita, alle giornate dei nostri ragazzi, pur in un contesto che non è normale quello che stiamo vivendo. Ci siamo attivati, le varie scuole del territorio si sono attivate e noi abbiamo dovuto attivarci. Inizialmente sembrava che la sospensione fosse solo per qualche settimana, quindi ormai la didattica, almeno nella nostra scuola, si è portata veramente molto sul digitale. E quindi direi che se dovessimo fotografare come si inserisce ASOC all'interno del mondo scuola,
In realtà la realtà scolastica adesso è divisa in due tipologie di scuole. Allora, le scuole dove ormai hanno trasferito gran parte della loro attività didattica ormai a distanza, e io penso all'interno di alcuni miei consigli di classe, i ragazzi hanno quasi tutte le 27 ore curricolari, 27-30 ore curricolari, togliamo educazione fisica, ma quasi tutte le ore ormai online al mattino in presenza in modalità sincrona. E altre scuole invece dove questo processo anche nella secondaria è stato un pochettino più lento e quindi hanno qualche ora alla settimana. Ecco, questo poi può anche coesistere all'interno della stessa scuola, questo perché in realtà i docenti sono stati invitati ma non sono tra virgolette obbligati a passare alla modalità online. Ecco. Noi incontriamo tutte le mattine i nostri studenti e diciamo che la maggior parte dei docenti, ma i colleghi che mi stanno ascoltando si sentono, credo che possano confermare anche le mie impressioni. Adesso io da una settimana che regolarmente ormai faccio lezione, però le lezioni che ho fatto stamattina sono molto diverse da quelle di lunedì scorso. Stiamo anche imparando. Un conto è fare qualche webinar, un conto è fare qualche lezione. Un conto invece adesso è calare tutto il curricolare in una modalità online, incontrare i ragazzi, ristabilire nuove tempistiche di lezione, nuove attività di progetto, nuove modalità di coinvolgere. Quindi non è sicuramente facile. Diciamo che è una goccia nella mattinata dei ragazzi di respiro, di quotidianità. E quindi lo dico per i colleghi che magari sono all'ascolto e in questo momento sono titubanti, dicono vabbè, però la lezione... entrare nelle classi dei nostri ragazzi, lo vivo anche da genitore, vi dico, io al mattino ho tre figlie che sono collegate contestualmente, mentre io sono collegato da una parte, una per stanza, sono collegate, ma i momenti di collegarsi in modalità sincrona, di vedere gli insegnanti, di vedere i loro compagni, le guardavo anche quando poi la lezione finisce, il docente si disconnette, loro continuano tra loro a parlare, questi sono momenti di relazione, questa è scuola, stiamo facendo un servizio di frontiera. Certo, non come medici o altre figure in questo momento, ma veramente quella è ancora scuola, anche se non riusciamo ad andare avanti nel programma, anche se non riusciamo ad avere i ritmi delle lezioni normali. Ecco. Non credo che 60 giorni di scuola contro i 1000 che i nostri ragazzi rimangono nei 5 anni farà venir meno la loro preparazione. Quindi non è il problema dei 60 giorni in meno, se contiamo di perdere questi 2 mesi, 3 mesi che saranno, 60-90, ma mettiamo pure 100, su 1000 giorni sono un 10%. I nostri ragazzi non saranno degli ignoranti, ecco, per quei 100 giorni persi. In realtà il servizio che possiamo fare non è solo a finire i progetti, come anche ASOC, non è solo l'ansia di darlo, dobbiamo finirlo, ma in realtà può essere uno strumento per uscire dai nostri carichi, come è già il progetto ASOC di suo, ci permette di poter fare delle attività che ancora di più, secondo me, si prestano alla realtà che stiamo vivendo. Ecco. Noi, per quanto riguarda Torno, e concludo così alla parte più specifica, quella riferita a ASOC, noi in realtà siamo stati un pochettino più fortunati, nel senso che a gennaio noi abbiamo già avuto l'opportunità di trovare molte interviste. Noi siamo riusciti a intervistare anche il presidente della Regione Piemonte, il dottor Cirio, che tra l'altro adesso purtroppo è a casa perché è rivelato positivo al coronavirus, e quindi abbiamo avuto una serie di opportunità già di interviste già prima ancora che le scuole chiudessero, e quindi da un certo punto di vista siamo stati avvantaggiati, ma alcune anche interviste che abbiamo fatto in presenza e altre no, in realtà direi che la maggior parte delle attività si possono veramente svolgere online, quindi molti degli uffici, vabbè, noi quest'anno il lavoro che stiamo facendo è col privato. Il pubblico è quello che ci ha dato in questo momento la risposta migliore, perché l'azienda che stiamo monitorando, a cui è andato il finanziamento, in realtà inizialmente era entusiasta e poi ad oggi invece si sta nicchiando, ecco, le nostre richieste di collegamento, di risposta delle domande, di sapere dove sono andati i finanziamenti. Ecco, direi che la forma online, come sentivo prima, alcune opportunità, quindi di utilizzare le telefonate, di utilizzare le Skype call, adesso non ci possono più dire che non hanno tempo. Io la metterei in questi termini: non ci possono più dire che non abbiamo tempo, perché adesso tutti hanno tempo. E è veramente più difficile dire non ho tempo, non ho un 15 minuti da dedicare ai ragazzi per fare un'intervista anche online. E anche il discorso del sottolineare il video finale, io
in anni passati sono stato anche nella commissione valutatrice e non è facile alcune volte riassumere nei 3 minuti o nel tempo che viene dato per poter riassumere in poco tempo l'esperienza di ASOC. Direi che questo momento che stiamo vivendo ci aiuta ancora di più a poter dedicare, investire un po' del tempo di ASOC per lavorare sul discorso della comunicazione mediante video e della comunicazione mediante social. Anche qui è tutta un'attività trasversale che si presta benissimo a questa didattica a distanza che stiamo facendo. Quindi io penso che in questo momento finale del progetto, ripeto, noi in parte siamo stati fortunati perché di materiale ne abbiamo abbastanza, però direi che andremo a lavorare insistendo con dei contatti con l'azienda che finora ci ha rifiutato. Abbiamo già operato con Eurodirect Cuneo e con le altre associazioni che ci stanno appoggiando per cercare di avere un contatto con l'azienda che ha ricevuto il finanziamento. Siamo riusciti a parlare anche qui in videoconferenza col CNR, che è una degli enti che sta collaborando con questa azienda privata per il finanziamento di ricerca, e quindi questo è un aspetto. E l'altro aspetto su cui andremo ancora a lavorare invece è qualche tecnica invece comunicativa per il video, che è una parte che gli altri anni, quando c'è la didattica curricolare tradizionale, uno diceva sempre: non c'è tempo, non c'è tempo, non ho tempo a spiegare in classe come fare un video nelle ore di fisica, quindi io insegno fisica e matematica. Oggi direi che invece abbiamo tutto il tempo in parte per poter dedicarci come classe a questa nuova tecnica e poter dare un pochettino più di accorgimenti per il prodotto finale creativo che dovranno preparare i nostri ragazzi. Stop. Grazie mille davvero per questa bellissima testimonianza che un po' ci dà, cioè un po', anzi tantissimo, e chi meglio di voi docenti lo sa, in questo momento una, diciamo, panoramica di quello che accade in casa e quindi in casa, ma comunque facendo lezione a distanza e diciamo programmando giorno per giorno le vostre lezioni online. Quindi grazie ancora per questa testimonianza, per essere stato con noi, e questo voleva essere uno stimolo, e il professor Basteris alla fine ci ha dato degli spunti assolutamente utili per procedere, e quindi per riuscire a portare a termine questi prodotti che dovete appunto realizzare insieme ai vostri ragazzi per arrivare alla fine, al 20 aprile 2020, comunque nel limite del possibile, visto purtroppo le limitazioni che viviamo nella nostra quotidianità. Quindi adesso, dopo questa, diciamo, questa panoramica che noi abbiamo fatto, ma anche grazie soprattutto alle testimonianze che abbiamo ascoltato, vorremmo darvi questi 10 minuti per scrivere nell'apposito box domande tutto quello che appunto è inerente agli ultimi 2 step e che, diciamo, vi preoccupa o che appunto non siete riusciti ancora a delineare per quanto riguarda video della visita di monitoraggio, report monitor e anche video dell'elaborato creativo finale. Ultima cosa che volevo dire prima di lasciarvi le domande è che alcuni prof ci hanno chiesto, che ovviamente erano riusciti già a fare la visita di monitoraggio e ad andare in loco, questo non vuol dire che appunto quelle immagini, quei filmati non possano essere utilizzati, perché appunto chi è riuscito a organizzarla prima, ovviamente nessuno si aspettava questo tipo di situazione, ribadiamo che è possibile utilizzare quel tipo di materiale. Quindi era giusto per, diciamo, puntualizzare questo aspetto, visto che alcuni oggetti output non verranno ovviamente diciamo considerati e valutati poi alla fine, come dicevamo, cioè il video Instagram e l'evento per la settimana dell'amministrazione aperta. Quindi adesso vi lascerei 10 minuti per le vostre domande, così poi ne ragioniamo insieme, le leggiamo e rispondiamo a tutto. Grazie mille.
Bene, riprendiamo. Intanto volevamo ringraziare tutti i prof che ci scrivono, che comunque ci ringraziano, che hanno apprezzato molto queste testimonianze e quindi questo ci rende molto felici perché il nostro obiettivo principale è quello di riuscire a supportarvi al meglio e con qualsiasi, diciamo, strumento possibile, ma anche attraverso appunto le richieste e la, diciamo, la soddisfazione delle richieste che ci avanzate. Quindi grazie a voi, grazie per essere così numerosi oggi, perché non è assolutamente scontato in questo momento particolare. Quindi da parte di tutto il team, un grande grazie a tutti per l'impegno, la passione e per quello che fate ogni giorno, a prescindere dal progetto ASOC. Cominciamo un po' a leggere alcune domande che sono, insomma, comincio dalle prime. Allora, andiamo avanti. La professoressa Paolino ci dice: se presumibilmente le scuole riapriranno dopo Pasqua, le classi che non hanno fatto in tempo a svolgere la visita di monitoraggio e la giornata degli open data si troverebbero ad avere pochi giorni per due report insieme. Tenetelo in considerazione anche perché quando si rientrerà la didattica ordinaria prenderà la maggior parte delle ore, sia di mattina che di pomeriggio. Certamente, appunto, sicuramente non dovrete recuperare questa giornata degli open data, cioè l'evento per la settimana dell'amministrazione aperta, come dicevamo, non rientra tra diciamo, gli output da consegnare, cioè il resoconto di questo evento perché appunto non avete potuto realizzarlo e non sappiamo se ci potrà essere appunto un momento a maggio, ma noi vogliamo evitare assolutamente degli incontri fisici, quindi anche da quel punto di vista, per gli eventi finali del 9 maggio, anche lì vi daremo comunicazioni in merito, ma sicuramente non si tratterà di eventi in presenza, perché appunto non possiamo né prevedere, ma non possiamo neanche appunto già in questo momento dirvi che invece si potrà fare, perché la vediamo, cioè, non sarà così presumibilmente. Quindi in questo senso non ci sarà da recuperare questa giornata, per quanto riguarda la visita di monitoraggio in loco, proprio perché sappiamo che la situazione ovviamente non vi permetterà di andare fisicamente nel luogo, cioè nel luogo del monitoraggio, vi abbiamo dato una serie di opzioni e potete appunto mettere in campo una serie di strategie per cui questo tipo di prodotto, questo video, come anche la compilazione del report monitor, potrete appunto il video, diciamo, realizzarlo attraverso il materiale che già avete e che nel frattempo anche a distanza potete raccogliere online e come abbiamo detto da varie fonti. Mentre per quanto riguarda il report monitor, attraverso queste interviste anche telefoniche potete sicuramente racimolare delle informazioni che vi servono per il vostro, appunto, per la compilazione dei vari campi e delle varie richieste del report. Quindi da quel punto di vista non ci sono problemi, voi non siete obbligati e ovviamente non si può andare sul posto, perciò appunto siamo qui proprio per consigliarvi il modo migliore per, diciamo, fare lo cioè, diciamo, realizzare un prodotto che racconti effettivamente questo monitoraggio. Il professor Minervini, la vedo molto difficile consegnare qualcosa il 20 aprile, anche perché non v'è certezza sul ritorno a scuola. Dovesse avvenire il 3 aprile, dopo c'è Pasqua, i programmi da completare. Scusa Ilaria, posso intervenire un attimo su questo perché ci sono diversi docenti che hanno fatto presente questa problematica, cioè l'ipotesi di un rientro dopo Pasqua, se tutto va bene, o anche più avanti, che in un certo senso renderebbe difficile la consegna entro il 20 aprile di tutto, fondamentalmente, per ASOC. Noi ci rendiamo perfettamente conto che questo è un problema e ci rendiamo anche conto del fatto che comunque non possiamo creare disparità da nessuna parte, quindi noi prendiamo sicuramente in considerazione, stiamo valutando in questi giorni l'ipotesi anche di un posticipo, diciamo così, della scadenza. Però questa è una cosa che appunto è ancora al vaglio e sarete informati. Comunque non vi preoccupate ovviamente perché noi siamo con voi, questo è il messaggio che noi vogliamo darvi. Ci saranno delle evidenti flessibilità che noi applicheremo a causa appunto dell'emergenza in cui noi tutti siamo dentro. Quindi da questo punto di vista è un messaggio di rassicurazione che volevo dare, ecco tutto qui. Ok, grazie mille.
Ok, poi per quanto riguarda delle domande simili rispetto a quella, cioè alla prima a cui ho risposto, che ci ha fatto la professoressa Paolino, rispetto a come fare il video della visita di monitoraggio, ovviamente, ripeto, avete l'opportunità, diciamo, di realizzare un racconto attraverso questi strumenti che possono essere più che altro animazioni rispetto magari a delle riprese reali e arricchire questo racconto con tutte le informazioni che avete raccolto attraverso le interviste, quindi anche delle email che avete mandato al tecnico che si occupa del progetto che state monitorando e quindi vi ha dato delle informazioni rispetto al progetto, magari su una serie di cose, poi ovviamente dipende sempre dalla vostra ricerca, da come avete progettato la vostra ricerca. Quindi ogni caso è a sé e ovviamente seguendo questo filone, cercando di rispondere al meglio alla vostra domanda di ricerca, ovviamente cercherete di individuare i soggetti e come diceva anche Alessandra, affidatevi agli EDIC, alle reti territoriali, a noi per i contatti, cioè ci sono anche alcune regioni partner, quindi anche da quel punto di vista anche i referenti regionali sono a disposizione ovviamente ovviamente anche prima, per dare e fornire una serie di contatti affinché voi possiate svolgere queste interviste. Quindi chiedete anche agli EDIC, agli amici di ASOC, di supportarvi in questa ricerca anche. Quindi diciamo che Alessandra ci ha dato anche degli spunti da questo punto di vista. E la professoressa Sabina ci dice: il mio team ha svolto la visita di monitoraggio prima dell'evento della settimana dell'amministrazione aperta. Il video della giornata di monitoraggio è rigorosamente fissata a 3,5 minuti. Una domanda, mi scusi, no, 3 minuti. Dopo aver fatto il monitoraggio, il mio team ha provato a realizzare in gruppo il video, ma è un po' più lungo. I ragazzi non riescono e non possono dividersi per ridurlo. Come fare? Allora, da questo punto di vista, sicuramente, visto che ogni componente del team cioè, ha un ruolo, e in più il montaggio è una parte comunque delicata, è meglio che lo faccia solo uno di loro. Magari insieme possono contribuire alla creazione del progetto. Cioè alla creazione di uno storyboard che appunto possa essere utile per chi monta ad avere una linea da seguire proprio per diciamo costruire queste sequenze e quindi crearne poi un video racconto. Quindi il nostro consiglio è questo, quindi sicuramente diciamo fare un po' di brainstorming a distanza per capire come costruire al meglio e come far arrivare al meglio il messaggio del vostro elaborato e poi appunto lo storyteller, il designer che si occuperà del montaggio, ovviamente il videomaker in questo senso potrà sicuramente poi montarlo attraverso anche una serie, cioè uno di quei programmi che vi abbiamo consigliato. E ripeto, sono solo una serie di programmi, ma ce ne sono davvero tantissimi. Quindi il programma che i ragazzi sanno utilizzare al meglio può essere utilizzato tranquillamente. La professoressa Pezzella ci dice come ci dobbiamo comportare per Europa Uguale Noi. Allora, Europa Uguale Noi è questo torneo, questo quiz online a cui partecipano tutte le scuole italiane, ma diciamo che c'è proprio una competizione tra team ASOC. Ovviamente chi ha voglia di partecipare a questo torneo può farlo entro il 6 aprile. Per il momento noi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione di sospensione rispetto a questa cosa, anche perché è una competizione online. Se dovesse esserci, o comunque ci informeremo anche con i referenti del Dipartimento per le politiche europee, vi daremo ulteriori notizie rispetto a questo. Ma al 99% non dovrebbe essere stato sospeso proprio perché diciamo, è già una piattaforma online e in più si può fare tutto online. Anzi, rispetto magari al
diciamo, se appunto avete deciso di partecipare, cioè la classe ha deciso di partecipare e se ci sono delle criticità in merito alla registrazione, perché da quest'anno sarà possibile proprio registrarsi come team, cioè il docente può registrare il team che partecipa, perché noi abbiamo fatto presente giustamente che i nostri team non sono, diciamo, riconducibili a una singola classe, ma ci sono anche team che sono composti da più classi, anche di indirizzi diversi. Quindi da quel punto di vista, se trovate delle difficoltà, comunque segnalatecelo. Ok, come anche appunto ci dice di nuovo la professoressa Pezzella, i suoi ragazzi hanno realizzato un video con Wondershare. Va benissimo, assolutamente. Scegliete i tool che più vi piacciono, che i ragazzi sanno utilizzare al meglio. Il nostro vademecum è uno spunto, è diciamo un supporto in più per chi ha bisogno magari di alcuni consigli o comunque noi mettiamo a disposizione una serie di cose, voi scegliete tranquillamente. La professoressa Bernascone, anche nella mia scuola a Torino, lezioni curricolari online dal 27 febbraio, almeno 3 volte tanto il lavoro di prima, per noi e per loro. Penso che questo sia riferito anche all'intervento del professor Basteris. La professoressa Pernisi ci dice anche che Caserta supporta i team non si sono mai fermati, il Liceo Fermi, il Pantarei hanno regolarmente lavorato con la piattaforma Zoom, hanno fatto monitoraggio con EDIC e continueranno il monitoraggio sul territorio con tutti i mezzi possibili e consentiti perché lavorare e lavorare insieme è un rimedio a questa triste situazione. Siamo d'accordo. Ci sono moltissimi prof che condividono il pensiero del professor Basteris e sono molto felici di questa, diciamo, condivisione più corale, quindi trasferisco al professore assolutamente questi messaggi. Ci dice la professoressa De Blasi: noi stiamo procedendo con le lezioni a distanza con Webex. A breve organizzeremo l'evento della settimana dell'amministrazione aperta in modalità Webex Meeting con la rappresentante EDIC, la dottoressa Ferrantelli e gli amici di ASOC, Associazione Agora Istat. All'evento Meeting parteciperanno i due team della mia scuola, Da Vinci di Trapani. Cercherò di coinvolgere i ragazzi con dei loro interventi durante i meeting Webex. Va benissimo, potete fare anche questa cosa, però ovviamente, cioè le ripeto, per quanto riguarda il resoconto poi dell'evento della settimana dell'amministrazione aperta, in questo momento, vista la situazione, noi avevamo già annunciato che non sarebbe rientrato nella valutazione, ma questo ovviamente esula dal fatto che ci sia una valutazione o meno, quindi assolutamente qualsiasi cosa sia utile al vostro percorso e che rientra nelle azioni del monitoraggio è assolutamente utile per il vostro lavoro. La professoressa Vellis fa i complimenti al professor Basteris e quindi volevo appunto anche qui condividere. In più ci dice la professoressa Milazzo, il report monitor quando va consegnato? Allora, per quanto riguarda la compilazione del report monitor, se la deadline dovesse rimanere appunto il 20 aprile, ma come diceva Gianmarco, ovviamente vi aggiorneremo su posticipi e tutto il resto, la data ovviamente è fissata per il 20 perché report monitor fa parte diciamo, del report 3 e quindi sia lezione 3 che lezione 4 hanno la stessa data di consegna. Ovviamente, come dicevamo nei webinar precedenti e anche nella guida a monitor, il report va compilato almeno 3 giorni prima perché la redazione di monitor deve approvare. Quindi, se riuscite, ma ovviamente in questa situazione riusciremo anche ad abbreviare i tempi. Quando potete, compilatelo. Ovviamente, questo è quello che possiamo dirvi in questo momento. Un attimo che andiamo avanti. Allora, io appunto direi anche che, cioè, ovviamente collegati ci sono anche i professori della Lombardia e ringraziamo molto tutti loro proprio per essere qui con noi, per avere ancora questo spirito assolutamente, questa passione, questo grande impegno.
E quindi volevo comunque esortarli a farci più domande possibili per riuscire ad essere di super supporto, perché sappiamo che lì ovviamente la situazione è già ben diciamo avanti purtroppo da più tempo e quindi assolutamente fateci tutte le domande del caso. E allora, professor Presutto, io ho fatto la visita di monitoraggio, abbiamo fatto un video, ma non abbiamo fatto in tempo a fare tutte le interviste. Posso integrare con interviste telefoniche il report? Allora, professor Presutto, da questo punto di vista, puoi inviarci una mail rispetto a, appunto alla richiesta, così riusciamo ad abilitarvi per integrare. E, quindi la sua richiesta è quella di caricare un nuovo video, cioè aggiornato di più interviste. Se ci sbagliamo, ci scriva di nuovo in questo box così riusciamo a darle una risposta puntuale. Allora, ci scrive la professoressa Brambilla che riuscite a fare una comunicazione diretta agli studenti per incentivarli a continuare e con un focus sulla rimodulazione del progetto? Allora, rispetto a questo, noi avevamo in mente, cioè abbiamo in mente di fare un webinar più in là anche con il project manager di ogni team oltre al docente. Proprio per riuscire ad essere ancora più efficaci. Ovviamente sì, noi comunque comunichiamo attraverso i nostri canali, ma potremmo ovviamente rafforzare la nostra comunicazione e inviare un'ulteriore email all'email del team, dandogli magari un link diretto a questo vademecum, ma le varie soluzioni che possono sicuramente adottare in questa fase. La cosa che vi chiediamo è che magari possono fare già i ragazzi e anche iscriversi alla nostra newsletter, da cui arrivano anche i messaggi a voi che vi ricordano i vari appuntamenti che abbiamo in cantiere. Quindi questo può essere un ulteriore strumento a cui possono, insomma, attingere, da cui possono attingere proprio per entrare nel merito ancora di più. Però sì, possiamo assolutamente fare una cosa del genere e appunto inviare a tutti una bella comunicazione. Quindi rafforzarla ancora di più e inviarla direttamente alla loro email. Allora, la dottoressa Girfatti è di Caserta, ne approfitta anche per ribadire che appunto. E comunicare nuovamente a tutti i team della provincia di Caserta che l'EDIC è appunto disponibile per il monitoraggio a distanza prima della deadline del 20 aprile. Quindi cogliete questa opportunità. Grazie a te, grazie per il grande lavoro che fai sul territorio, Antonia. La professoressa Callea ci chiede, Concetta Callea, vorrei sapere se... Ah, ci chiede se abbiamo già pubblicato le foto di tutti i team. Assolutamente stiamo procedendo. La nostra rubrica, i team dall'A alla Z procede e quindi comunque va in ordine alfabetico. Quindi man mano, ogni giorno, ma soprattutto per valorizzare il lavoro dei ragazzi, quello che fanno, per promuovere, per dare evidenza ai loro blog, ai loro lavori, assolutamente lo faremo con tutti. C'è solo da aspettare, insomma, che l'alfabeto vada avanti. Quindi non si preoccupi, assolutamente siamo sul pezzo e ci sarà anche la cartolina del suo team. La professoressa allora, scusatemi perché sono tante le domande. Allora, Edic Calabria, cioè Alessandra, ci chiede una domanda relativa agli eventi del 9 maggio, nel caso continuasse la situazione di isolamento e fosse quindi impossibile dar luogo agli eventi previsti, si potrebbero pensare anche delle modalità via webinar o utilizzare strumenti come Wikibooks per realizzare gli eventi finali in differita?
Allora, sì, comunque noi già stiamo, diciamo, elaborando uno scenario di questo tipo, ma come sapete anche per l'eventone finale e tutto il resto, quindi stiamo lavorando su queste opzioni, stiamo appunto, diciamo, vagliando diverse opportunità. Quindi anche da questo punto di vista vi daremo tutte le notizie quando avremo ovviamente tutti i dettagli, quindi assolutamente sì, bello comunque già pensarci, sicuramente tutto, però appunto dal nostro punto di vista vi daremo delle indicazioni molto più precise a breve, quindi non vi preoccupate. Professor Paccio Russo ci chiede, ci dice che siamo stati fortunati nel realizzare il monitoraggio in loco e la SA 2020, il team ha poi compilato il report per monitor, ma tutt'oggi non abbiamo avuto notizie, se è stato pubblicato, eccetera. Quindi cosa possiamo fare? Ovviamente la redazione è sempre, diciamo, immediata e tempestiva nelle sue comunicazioni, quindi ovviamente starà vagliando il vostro report, se ci sono delle, diciamo, se non è completo al 100%, ovviamente saranno loro a scrivervi per, diciamo, fare in modo che il report sia completo in ogni sua parte, quello sicuramente. Dopodiché noi avremo a breve un resoconto dei report che state pubblicando man mano, quindi insomma, in questo caso chiederemo anche noi alla redazione di Moniton, in questo caso specifico appunto, se ci sono dei problemi in merito. E la professoressa Sacco dice: vorrei condividere una difficoltà. Già prima che entrasse in vigore il decreto avevamo difficoltà a interfacciarci con le istituzioni e i soggetti coinvolti. Temo che raggiungerli telefonicamente in videochiamata sarà ancora più difficile. Come si fa? Allora, come ha detto il professor Basteris, che comunque ha dato degli ottimi spunti, sicuramente anche noi dicevamo che potete intanto inviare, cioè non per forza dovete fare delle videochiamate. Se non riuscite telefonicamente, provate a inviare delle email. Chiedo scusa, intervengo su questa cosa. Sì, è vero, io credo che gli amministratori in questa fase difficilmente possono arrivare a rispondere alle domande ASOC, anche perché sono impegnati in altre situazioni. Questo è il problema, la problematica principale. Quindi sia loro che altri soggetti che si trovano a cascata, come tutti noi, ad avere a che fare con problemi relativi alla vita quotidiana, in un certo senso, no? Quindi io direi che sì, e naturalmente il tentativo va fatto. Però se non andasse in porto il tentativo, va bene uguale, nel senso che siamo consapevoli che in una situazione di questo tipo può essere difficile, se non impossibile, in alcuni territori ricevere risposte alle domande sul progetto monitorato. O perlomeno sarebbe molto difficile averle in un tempo breve, che ci consenta poi di consegnare poi il report. In questo caso si lasciano, secondo me, in questa parte si possono lasciare in sospeso. Cioè, è chiaro che dobbiamo renderci conto di questa situazione. E chiaramente noi, come dicevamo prima, recepiamo anche queste problematiche, adattandoci ovviamente a una flessibilità diversa. È una considerazione che noi stiamo facendo anche in termini di giudizio e valutazione che dovrà scaturire poi per i team, chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto, chi ha avuto problemi o chi non li ha avuti, perché ci sono anche delle tempistiche un po' sfasate, chi ha portato a termine il lavoro prima, diciamo così, della chiusura delle scuole dell'emergenza e chi invece ovviamente non ce l'ha fatta. Saremmo più precisi con voi anche da questo punto di vista. Intanto il nostro consiglio è di andare avanti con la forza, come diceva Luca Basteris, che tutti voi avete in questa fase, dovete infondere i ragazzi ovviamente per continuare a creare un ambiente normale in una situazione del tutto eccezionale e quindi andare avanti in questo senso. Dal nostro canto, se possiamo esservi utili, anche come abbiamo sempre fatto, nel sollecitare alcuni soggetti che hanno a che fare con i progetti che voi state monitorando, fatecelo sapere. Ecco.
Ok, andiamo avanti. Allora, il professor, scusate un attimo. Se vuoi vado avanti io, Ilana, non avevo letto. Allora, Professor professor Foti, Dattoli. Dattoli, va bene. Qualche contatto direttamente a supporto del team è possibile dare qualche contatto direttamente ai ragazzi? In che senso? Cioè, una domanda che va forse specificata meglio. Cosa si intende per contatto diretto ai ragazzi? Un contatto da parte nostra? Un nostro contatto diretto? Chiediamo di specificare al professor Dato di questa domanda. Professor Foti, buonasera, ben ritrovato. I pescatori di idee per il team del professor Foti, per il Rotto della Cuffia, il 4 marzo sono riusciti a realizzare l'evento con a margine intervista ai tecnici del progetto. Nel video finale si potranno inserire le immagini relative a quell'incontro? Certamente sì, se lo ritenete opportuno per la creazione del video finale, assolutamente sì. Professore Auricchio, il problema è la mancanza di un contatto diretto con la classe per invitarli a organizzarsi in modo differente e nuovo. Questo credo che faccia capo a un problema attinente alla modalità di didattica a distanza, che ovviamente è una modalità nuova per molti docenti e soprattutto per quasi tutti gli studenti, e quindi diventa un po' difficile. Ci rendiamo conto che questo è un problema, ma in realtà il contatto diretto, se si intende per diretto un contatto fisico, in questa fase non è possibile, e quindi l'unica cosa da fare è avviare un contatto come stiamo facendo noi, a distanza, come molti di voi stanno già facendo. E anche a distanza si possono dare dei messaggi forti, e invitare a organizzarsi i ragazzi. Lo so che è più difficile, ovviamente, avere un, tra virgolette, controllo della situazione. Però è un tema che va un po' oltre, forse, no? Tra controllo c'è il senso di responsabilità che inevitabilmente i ragazzi, i nostri poveri ragazzi, che ci ricordiamo, insomma, in questa giovanissima età, si trovano a dover avere a che fare con una situazione veramente estremamente difficile che noi non abbiamo vissuto, per esempio. Credo che da questo punto di vista, voglio dire, questa è la mia opinione personale, ovviamente, accelereranno in un certo senso nella crescita e anche nella responsabilità delle cose da fare. E quindi sono convinto che saranno loro stessi a trovare il modo migliore per organizzarsi. La professoressa De Fazio dice: anch'io concordo con il professor Basteris, non abbiamo ancora purtroppo percepito la gravità della situazione, questa è una considerazione un po' generale. ASOC ben risponde, la didattica a distanza, siamo contenti, insomma, questo era il senso appunto di questo webinar e anche delle prossime iniziative che noi attiveremo. La professoressa Paolino, anche lei fa presente naturalmente la tematica della riapertura delle scuole dopo Pasqua, la necessità da parte delle scuole di naturalmente di recuperare un po' il tempo della didattica, almeno in parte, che si è perso, la scarsità di tempo a disposizione per portare a termine, diciamo, le ore di ascolto, di open coesione, eccetera, per la scadenza concordata. E ci dice: tenete in considerazione queste cose anche perché quando si rientrerà, la didattica ordinaria prenderà la maggior parte delle ore, sia di mattina che di pomeriggio. E le classi che non hanno fatto in tempo a svolgere la visita di monitoraggio, eccetera, si troverebbero ad avere pochi giorni per avere il report insieme. Ovviamente abbiamo già risposto, lo teniamo in considerazione. Il professor Dato dice: riscritto, mi riferisco a contatti che ho come insegnante che ottimamente hanno soddisfatto ogni mia istanza. Perfetto, quindi il contatto diretto è un contatto che è tra insegnante e allievo, ovviamente, e alunno. Professor Mainuzzi, la mia preoccupazione è legata alla difficoltà di reperire gli interlocutori da intervistare, dato che l'unico canale raggiungibile è via email, essendo tutti in modalità smart working. Abbiamo già risposto prima, è naturalmente una difficoltà di tutti. Se possiamo essere utili in qualche modo lo faremo. Si può segnalare qual è il progetto, se ci sono degli interlocutori che noi possiamo, appunto, su cui noi possiamo intervenire dal punto di vista dello suggerimento, diciamo, di soggetti da intervistare. Con smart working sono sicuramente molti di più a casa. L'esempio che io citavo prima, la difficoltà maggiore, sicuramente la maggiore difficoltà di contatto in questa fase è relativa al contatto
possibile con gli amministratori locali, ovviamente, perché sono tutti impegnati su un fronte diverso, che non è quello del progetto da monitorare, ma è un fronte appunto di emergenza sanitaria. Quindi lì sicuramente si trova la difficoltà. Detto questo, ci possono essere dei diversi altri soggetti che hanno a che fare con il progetto che state monitorando, che possono essere responsabili del progetto, esperti, architetti, ingegneri, eccetera, tecnici, che magari stanno a casa con smart working e magari più facilmente rispondono via email rispetto a prima. Questo può essere anche in un certo senso un vantaggio. Quindi tenete in considerazione anche questa possibilità. Il professor Mascagni, come computare il tempo che i ragazzi hanno dedicato alla preparazione dell'evento SA e le interviste agli esperti pianificate? È un impegno che i ragazzi hanno effettuato, come tutto l'impegno che state dimostrando con tutti i vostri team, sicuramente come computarlo, se avete esigenza di computarlo all'interno dell'alternanza scuola-lavoro, potete farlo, credo, dipende anche dal soggetto con cui avete stipulato la convenzione. Alla professoressa Anna Campofreda, i ragazzi stanno cercando contatti sui social per intervistare persone, questa è un'altra buona idea. La professoressa Fatai, con i ragazzi lavoriamo su Office, sono due strumenti, Office 365 e Zoom, che sono due strumenti di comunicazione a distanza e didattica a distanza. Certo, sono due di N strumenti che sono consigliati anche dagli enti pubblici per attivare la modalità didattica a distanza in questa fase. E quindi la professoressa Cuviello, è possibile realizzare solo un'intervista telefonica? Sembra improbabile, data la situazione, realizzare un video di monitoraggio in loco? E come abbiamo già risposto, ovviamente Ilaria ve l'ha già detto, i nostri consigli in questa direzione vanno anche i vademecum, i tutorial, i suggerimenti di strumenti online per realizzare appunto un racconto del monitoraggio civico che non presupponga una visita in loco, che in questa fase non è improbabile, è proprio impossibile, nel senso che è proprio vietata. La professoressa Dominici, il collega di Cuno è stato bravissimo, va bene, e Luca, ancora complimenti per il tuo intervento, che ci ha riscaldato il cuore. La sua esperienza precedente gli ha permesso di dosare correttamente i tempi, per cui nonostante quello che sta accadendo potrà essere in grado di realizzare un evento, seppur digitale. Personalmente per noi tutto questo risulterà molto difficile, considerando anche il fatto che i ragazzi sono appena tornati dopo due settimane di alternanza e un viaggio in Francia presso il Parlamento Europeo. Una settimana di scuola e poi boom. Cosa possiamo fare? Abbiamo già risposto anche prima, gli eventi saranno organizzati, cercheremo di andare incontro a tutte le esigenze, che vuol dire... Andare incontro a tutte le esigenze vuol dire anche presupporre anche uno slittamento della data finale, ma su questo torneremo più avanti con ulteriori comunicazioni. La professoressa Avellis, il report finale, oltre che prevedere la parte scritta, deve essere corredata da foto, video, da un cartellone tipo quello della pubblicità, dove si evidenzia il progetto, il team classe che ha posto l'attenzione della collettività sulla rivalutazione di uno spazio verde. Comunque durante la settimana open data noi del liceo classico linguistico Silas Bitonto abbiamo organizzato l'evento nel quale sono intervenuti il vice sindaco, bene, quindi un altro team che è riuscito a realizzarlo in tempo. Andando avanti, passerei, non so se Ilaria vuoi aggiungere qualcosa su Trivia Europa uguale noi, la professoressa Chiovitti. Allora sì, come dicevo prima, praticamente non abbiamo in merito delle comunicazioni di sospensione o, cioè, per quanto riguarda il Trivia Quiz Europa uguale noi. Se dovessero esserci, sarete i primi ovviamente a saperlo, la nostra comunicazione sarà tempestiva. Ovviamente il Trivia, come già in precedenza stabilito dal Dipartimento per le Politiche Europee,
termina, cioè il tempo per partecipare è appunto a disposizione, è fino al 6 aprile. Noi non crediamo sia stato sospeso, anche perché non c'è una comunicazione neanche sul sito di Europa Vuole Noi, quindi per il momento resta così, anche perché è una competizione online, quindi alla fine in questo senso credo che sia questo il motivo per cui non è stato insomma sospeso, ma se ci dovessero essere dei cambiamenti, delle comunicazioni importanti al riguardo, ovviamente ve le daremo. Volevo aggiungere una cosa anche sull'alternanza scuola-lavoro. Credo che siano stati comunque rivisti un po', diciamo, alcuni dettagli rispetto a questo, rispetto al PCTO, e soprattutto perché c'è una sospensione e che questa sospensione potrà durare sicuramente di più oltre, cioè, rispetto al 3 aprile. Quindi in questo senso anche lì direi che possiamo assolutamente, anzi, darvi delle risposte in merito e più precise a seguire. Quindi anche qui è importantissimo seguire i nostri canali, oltre che appunto c'è, cioè, il sito per voi, come sempre, è la vostra, diciamo, cioè, diciamo, è il centro, e quindi lì ci saranno tutte le informazioni necessarie, oltre che appunto noi via mail vi invieremo tutte le comunicazioni al riguardo. Per quanto riguarda quello che diceva anche il professor Dattoli, ma comunque si è ribadito un po' il concetto di essere più diciamo diretti con i team, con gli studenti, perché magari i prof non riescono in questo senso a spronarli a organizzarsi. Stiamo anche noi dal nostro, infatti adesso ve ne daremo comunicazione, vorremmo fare delle dirette Facebook proprio per farli partecipare in maniera molto più diretta rispetto a una piattaforma che è questa che utilizzate voi per i vari webinar, per appunto interagire con loro direttamente e riuscire a, insomma, ad essere di supporto. Sia a livello pratico che a livello, diciamo, empatico, se vogliamo. Quindi da quel punto di vista ci stiamo attrezzando. Infatti vorrei passare direttamente diciamo, alle prossime slide, in cui riepiloghiamo un attimo i nostri prossimi appuntamenti. E proprio quello che dicevo è che mercoledì 18 marzo alle 15:30 faremo questa diretta Facebook sulla nostra pagina, e che poi verrà appunto rilanciata nel gruppo della community, e appunto vediamo come va l'interazione, e ne programmeremo poi altre diciamo in seguito, dandovi magari un calendario più dettagliato. Quindi vogliamo fare questo primo incontro online, anche e soprattutto con gli studenti. Ovviamente siete tutti invitati a partecipare, così ancora di più possiamo cercare di dare il nostro supporto. Oltre appunto a mercoledì 18, resta invariata la data del 23 marzo per la lezione 4 raccontare. Ovviamente se ci dovessero essere dei cambiamenti in merito, anche lì sarete avvisati quanto prima. Come dicevamo, anche appunto nel nostro videomessaggio, ASOC continua, noi restiamo a casa, invitiamo anche voi, assolutamente restate a casa. Questo è anche il nostro messaggio per tutti gli studenti. Noi appunto vi mandiamo un grosso in bocca al lupo, e per qualsiasi cosa scrivete. Scusa, ci sono altre domande rimaste un po' in evase, ecco, quindi su questo insomma, risponderemo più avanti. Certo, assolutamente. Non sono finite domande, ecco, questo volevo specificare. Ci sono diverse altre domande che ci sono pervenute. Non so se vogliamo continuare ancora un pochino per dare risposte. Io direi che magari se siamo ancora tutti online ci diamo ancora 10 minuti, così riusciamo a rispondere. Ok? Allora, così approfittiamo, visto che il momento è difficile, prolunghiamo un pochino questo nostro momento di incontro online di altri 10 minuti, cercando di dare risposta al maggior numero di domande. Quella a cui non riusciremo a rispondere a voce adesso, cercheremo di rispondere singolarmente via email. Allora, la professoressa Colomba ci fa presente una situazione che è abbastanza comune, può capitare. Su un progetto
monitorato, non ancora avviato, proveranno a chiedere un incontro su Skype al geometra del comune. È difficile trovare informazioni perché c'è una sorta di scarica barile da parte dei funzionari della regione, che gli studenti hanno già contattato. Proveremo a raccontare ciò che abbiamo raccolto, soprattutto raccontare queste difficoltà nel riuscire a monitorare. Abbiamo sempre detto che questo può essere un pezzo del racconto, ovviamente, certamente sì. Il fatto di raccontare anche una difficoltà nel monitoraggio, cercando anche però di includere in questo racconto anche le informazioni che sono riuscite a carpire, ecco. La professoressa Pezzella, il video può essere un po' più lungo di 3 minuti? Se si intende il video del monitoraggio, diciamo di sì. Tendenzialmente il video del laboratorio creativo finale resta in un limite di 3 minuti massimo. Quindi monitoraggio, report 3, e laboratorio creativo finale, report 4, 3 minuti massimo. La professoressa Pezzella, la classe però non si può riunire, dovrei dare le credenziali ai ragazzi. Non so che cosa intende Ilaria da questo punto di vista. Le credenziali per che cosa? Non lo so, nel senso che loro hanno già delle credenziali per il loro blog, quindi da questo punto di vista non ci dovrebbero essere problemi. Lei ha delle sue credenziali, i team hanno ovviamente un nome utente, una password, quindi possono lavorare tranquillamente sul loro blog, caricare i loro output e fare una serie di attività. Quindi forse voleva dire qualcos'altro, okay. Se nel caso appunto ci riscriva così possiamo rispondere meglio. Ok, allora, quindi Europa come noi abbiamo già risposto, anche sul video del monitoraggio, la durata abbiamo risposto, possiamo fare interviste videochiamate, è stata risposta questa domanda. La professoressa Contartese, cosa viene valutato poi? Cioè chi ha fatto interviste on site, cioè sul luogo del monitoraggio, ha più chance? Il team che non riesce a contattare tutti coloro che aveva preventivamente individuato verrà penalizzato? No, ci troviamo in una situazione di emergenza, non ci saranno penalizzazioni ovviamente per chi non è riuscito a realizzare quello che aveva già programmato e non è riuscito a farlo perché poi alla fine è arrivata l'emergenza sanitaria. Terremo in considerazione tutti questi aspetti, ma ripeto, la situazione è talmente in evoluzione, in rapida evoluzione, e noi cercheremo di tenervi aggiornati, lo faremo sicuramente anche sulle decisioni che noi come team centrale prenderemo anche per quanto riguarda gli aspetti relativi alla valutazione di tutti i lavori. Quindi, andando avanti, ok, ci sono altri commenti di incoraggiamento, grazie, siamo sempre anche noi tutti quanti con voi. Abbiamo già risposto, sto andando avanti velocemente scorrendo le numerose domande e sollecitazioni che ci avete riportato nello spazio apposito. Dunque, la professoressa Sodano scrive: le parti del report 3 che vanno compilate sono il terzo e il quarto blocco? Allora, credo si riferisca a, perché il terzo report ovviamente ha due blocchi da non compilare, che sono il resoconto della SA e il video Instagram, quindi quei due rimangono vuoti, non ci sono problemi, okay. Vengono appunto compilati i restanti, che sono ovviamente il video di monitoraggio civico, della visita di monitoraggio civico, il report monitor. Ecco. Allora, Patrizia Collesi, la nostra collega della sede centrale di Istat, ci fa presente che la sede centrale Istat è parzialmente chiusa e le sedi territoriali sono chiuse, ma sono tutti insomma, gli addetti, gli esperti Istat, sono tutti smart working. Quindi Patrizia dice che va bene contattarli via email, quindi sono disponibili via email i referenti Istat. Ecco, giustamente la professoressa Liverti scrive: per noi in Lombardia potrebbe esserci una certa reticenza anche ad interpellare le istituzioni perché ci pare in qualche modo inopportuno. Dobbiamo farlo? Dipende. Io credo che se voi non lo riteniate opportuno, non lo fate. Questa è la risposta che mi sento di darvi. Dunque... Maria Rosaria, la professoressa Sabina, l'evento SA del 5 marzo è saltato per una manciata di ore, se non riusciamo a riorganizzarlo per il 20 aprile ci saranno problemi, abbiamo già detto di no.
Quindi abbiamo già risposto, il motore aggiuntivo l'abbiamo già fatto, quindi va bene, potete appunto riportare tutte le informazioni realizzate sul monitoraggio civico. Chiaro che ci sono dei progetti che avevano a che fare con delle riqualificazioni di infrastrutture, riaperture, eccetera. Infatti la professoressa Contartese ci scrive che il loro team sta lavorando anche con una con questa sorta di, no, di azione push nei confronti della cittadinanza per riaprire il cinema di Rosarno. Ora è paradossale perché hanno chiuso tutto. Siamo un po' perplessi, quindi difficile anche perché si tratta di una struttura pubblica. Io mi sento dare un suggerimento, professoressa Contartese, quando l'emergenza sarà finita avremo tutti quanti una grande voglia di andare al cinema sempre di più. Quindi la mia personale previsione è che nel giro di 2, 3, 4 anni ci troveremo molto di più al cinema che prima dell'emergenza. Quindi questo invece può essere un buon momento per spingere e stimolare un'iniziativa di questo tipo. Quindi la professoressa Sabina, Trivia Quiz, come far fare la prova al team? 3 prove, questa abbiamo già risposto sul Trivia. Dunque, abbiamo già, sto scorrendo, andando avanti. Professoressa Pernisi, grazie per l'incoraggiamento. Questi webinar hanno un sapore diverso e rappresentano una bella connessione che ci restituisce un certo senso di normalità. Grazie. Era uno dei motivi per cui anche noi stessi, insomma, volevamo fare questo webinar, anche perché per noi è importante mantenere questo livello di normalità nei rapporti tra di noi nel lavoro. Non so se vuoi andare avanti, Ilaria, ci sono le ultime 4-5 domande, a partire dalla I, molte su Europa vuole noi, Trivia. Allora, per quanto riguarda il Trivia, ho visto sì, un po' di domande, ma alla fine noi abbiamo messo a disposizione online, nella lezione 2, proprio un PowerPoint con tutte le indicazioni da seguire per iscriversi prima in piattaforma e poi per iscrivere il team a partecipare al torneo. Quindi lì trovate tutto, se avete dei dubbi ci scrivete. Come dicevo prima, da quest'anno è possibile iscrivere il team e non la classe, la singola classe, proprio perché appunto ovviamente i nostri team sono team composti anche da classi differenti, diverse, anche di indirizzi diversi, quindi appunto per questo il docente può iscrivere il team. Ovviamente se avete dei problemi da questo punto di vista segnalatecelo e capiamo come risolverli insieme ai colleghi del Dipartimento per le Politiche Europee. Quindi anche qui per le credenziali voi docenti dovete iscrivervi. Basta, guarda, io ti suggerisco solo un'ultima domanda perché le altre abbiamo risposto tutte. Il professor Di Niro che chiede: si può ripetere cosa compilare del report 3? Allora, del report 3, tra l'altro, lei può vederlo anche nel blog del suo team, ma ricordiamo che, vista la nuova rimodulazione del percorso, e che appunto non dovete compilare il blocco sul resoconto dell'evento per la settimana dell'amministrazione aperta, il blocco sul video Instagram che è relativo sempre all'evento della settimana dell'amministrazione aperta, e poi gli altri sì, dovete compilarli, cioè il report monitor e il video della visita di monitoraggio civico. Questo è quanto, ma se lei entra con le credenziali del team già può vedere quali blocchetti dovrete compilare. Quindi quelli lasciati vuoti ovviamente non ci sono problemi perché sono singoli output e potete lasciarli tranquillamente così e pubblicare gli altri. Arrivano altre domande, vabbè, il vademecum di oggi scusate ragazzi, per quanto riguarda Trivia Quiz, perché ho capito qual è il dubbio dei docenti, effettivamente, nel senso che i docenti hanno le loro credenziali per partecipare e quindi entrano nella piattaforma con la credenziale docente. Quindi in quel caso dovrebbero dare il loro profilo docente per partecipare uno degli alunni. Ecco, in questo caso, siccome ce l'hanno chiesto in più persone, in più docenti, ci informiamo sicuramente se c'è un modo per farvi cambiare la password, di modo che potete darla magari ai vostri studenti.
per fare il... prego, perché effettivamente no, è vero, altrimenti dovrebbero usare la vostra, il vostro profilo, insomma. Quindi chiariamo questo e sicuramente entro domani, dopodomani, vi diamo comunicazione anche tramite i nostri canali social, insomma, riguardo a questo. Ultima cosa che mi sembra importante, scusate, è la professoressa Sabina dice l'elaborato creativo da caricare su un monitor nel video del monitoraggio. Allora, ci sono due output. Uno è il video della visita di monitoraggio civico che potete appunto realizzare con queste forme alternative, proprio perché purtroppo non è stato e non è possibile fare la visita in loco. Altra cosa è il report Moniton, quindi dovete fare l'iscrizione seguendo la guida di Moniton sulla piattaforma Moniton, creare appunto il vostro profilo, eccetera, e inserire i dati relativi al vostro progetto scelto su Open Coesione. Però la guida è molto dettagliata, quindi vi dà tutti i passaggi utili per la compilazione e poi da lì dovete insomma inserire delle notizie relative all'intervento osservato, quindi se procede bene, con difficoltà, comunque ci sono tutta una serie di campi da compilare relativi alle informazioni che avete fin qui raccolto. Quindi questo è giusto per chiarire, perché poi l'elaborato creativo fa parte del report 4, che è il prodotto finale che racconta proprio tutte le, diciamo, i risultati che avete raggiunto durante quest'anno scolastico proprio con il progetto ASOC e relativamente al vostro progetto. Questo è un po', volevo chiarire questo punto. Per qualsiasi cosa comunque, ovviamente ci potete scrivere, quindi se avete ulteriori domande, dubbi, non ci sono assolutamente problemi, come anche potete scriverci sui canali social, non solo via mail. Ok, no, volevo aggiungere, c'è un ultimissimo dubbio, qualcuno ha scritto il vademecum di oggi lo pubblicate sul sito, il vademecum è già pubblicato sul sito, lo trovate nello slider in home page, quindi è già disponibile e quindi lo trovate lì. Ecco, solo questa ultima precisazione, direi che abbiamo concluso per oggi. A te la parola, Ilaria. Grazie mille davvero a tutti quanti e per la partecipazione e per tutte queste domande che ovviamente ci hanno dato l'opportunità anche di chiarire meglio alcuni passaggi e di darvi più supporto possibile da tutti i punti di vista, sia con dei vademecum ma anche appunto soprattutto con il confronto viene fuori tutto quello che deve venire fuori. Quindi grazie ancora, grazie a chi ha raccolto il nostro invito per dare appunto una testimonianza con una voce appunto che rappresenta il mondo edic come il mondo dei docenti. E quindi il prossimo appuntamento, come dicevamo, il 18 marzo, qualcuno ci diceva che non ha un account Facebook, diciamo che sarebbe bello insomma averlo anche per seguire tutti i lavori dei ragazzi e seguire tutte le varie comunicazioni. Quindi grazie a tutti, alla prossima, e per qualsiasi cosa siamo sempre disponibili online. A presto, ciao a tutti, buon lavoro. Buon lavoro a tutti, grazie. Arrivederci, teniamo tutti duro, a presto.